E infine gioiellino diamanti dal Prato, serie C2. C2. Cose da record del salto in alto per lui, con uno sponsor d'eccezione però, Fabio Galante. Alessandro lo conosco da tanti anni, quindi se è arrivato a Livorno è merito suo, perché è un bravo giocatore, è merito di Spinelli e Signorelli che ci hanno creduto, hanno investito sui ragazzi. Io ho solo detto quello che pensavo, che secondo me è un bravo giocatore. Sono contento che sia arrivato qui con me. Fabio Galante è stato determinante perché no, lui è un mio amico da tanto e ci teneva, credeva a me prima di loro, però poi loro già mi conoscevano, quindi è andata a buon fine la cosa. Quella che mi ha detto Fabio che ti tiene sotto. Vedrai. È un babbo. Posso fare niente. E adesso entrerà Diamanti proprio per Rossini. Federico Ferri dal proprio campo. Federico. Sì, sta entrando Diamanti al posto di Rossini e furibondo Orsi, perché si è ripetuto la stessa scena di prima con Tristan. Lui ha chiamato il giocatore che doveva entrare dalla panchina e il giocatore non era pronto. Anche questa volta davvero furioso con la sua panchina. Poco lascerà il posto a Tiago. Diamanti, buono il pallone di sinistro, se non vedete Pasquale, arriva attraverso l'eviato, c'era già Tristan all'interno dell'area di rigore, bella però la scucchiaiata di Diamanti per il compagno. Questo Diamanti, per come tocca il pallone, ti ricorda vagamente Beccalossi un po' come usa questo sinistro? Applausi anche di Ibrahimovic per l'assist del compagno. Al 17esimo però il Livorno passa di nuovo in vantaggio per questo calcio di rigore che viene concesso da Trefoloni per la spinta di Jimenez nei confronti di Pulsetti. Il cross di Alessandro Diamanti dalla sinistra arriva così a saltare Pulsetti, viene sbilanciato da Jimenez. Sono tocchi corti fra i centrocampisti per poi arrivare alle punte. Questo fischia De Marco, parte Diamanti, il sinistro, palo! Straordinaria punizione di Diamanti. Attenzione Tavano, posizione regolare, Tavano, area di rigore, Tavano destro, la parata miracolo di Manning. Roma e Milan, Diamanti addomestica benissimo un pallone, De Vezze, apertura sulla sinistra, c'è un po' di campo per Pasquale, va a prendere Pisano, si schiaccia anche Biondini, palla per Bergvold. Il danese prova con il mancino, rientra sul destro, palla buona dentro per Diamanti, palla giocabile, Diamanti con il sinistro, palla dentro, Tavano! Mette alto sotto la traversa un pallone che non si può sbagliare. Sono Diamanti e gol! Pareggio del Livorno! Ha pareggiato Diamanti 1-1. Il pareggio del Livorno arriva al 38esimo minuto del secondo tempo. Manto erboso anche a Jankulowski, pallone dentro di testa, Diamanti, rete, anzi Knezevic, accorcia le distanze il Livorno di testa con Knezevic, è stato il giocatore croato. Palla dentro, mucchio, colpo di testa di Manfredini, tutti in area,
arriva Diamanti, cross dentro, colpo di testa di Pavan, il pareggio del Livorno con Pavan, il pareggio del Livorno, 2-2 all'Azzurri d'Italia e il Livorno è ancora vivo. Bravissimo Diamante, crossa un pallone perfetto e trova Pavan solissimo in mezzo all'area e lui di testa non fa altro che ringraziare Diamanti e spedire la palla in rete. Maltros De Vezzi colpisce la schiena di Zanetti, al limite Diamanti, Sereni che parata, azione ancora buona e pareggio di Tavano, in fuorigioco però. Qui è l'inizio dell'azione, eccolo qui Diamanti, no, posizione buona di Tavano perché c'era un giocatore. Lo splendido gol di Diamanti a metà tempo e il sigillo finale di... Diamanti dentro e gol! Livorno in vantaggio, ha segnato con una delle sue traiettorie imprevedibili Diamanti e va a far festa sotto la curva. Uno splendido sinistro di Diamanti, un mancino diabolico al 28esimo del secondo tempo. Diamanti porta in vantaggio il Livorno, uno splendido gol. 1-0. Diamanti realizza così la sua prima rete in questo campionato e fa impazzire d'entusiasmo il pubblico del Picchi. La risposta livornese si materializza nell'incrocio dei pali di Diamanti, che però rimanda solo di pochi minuti all'appuntamento col pareggio. Su invito di Paulinho, il numero 23 dei Lavronici, sigla il gol dell'1-1. E Diamanti segna la doppietta che vale il 2-2 e di tempi supplementari. Al 46esimo il Livorno passa in vantaggio con un colpo di testa di Rossini. Al 47esimo la punizione di Diamanti tocca la parte alta della traversa. Remember when you were young, you shot like the sun.
sugli sviluppi del corner, la palla arriva a Diamanti che lascia partire un gran tiro che si infila in rete, gran gol e ospiti in vantaggio meritatamente. La Triestina reagisce e subito dopo reclama un calcio. Il Livorno insiste con Diamanti che entra in aria, si accentra e colpisce il palo pieno con Agazzi battuto. Ancora Triestina. Della vittoria che garantirebbe il primo posto alla fine del girone d'andata. Diamanti dentro, Rossini! Il gol del Livorno! Rossini 1-0. E qui il merito lo diamo a Diamanti perché è stato bravissimo andare sul fondo di destro, crossare di destro, forse non se la sarebbe aspettata nessuno, ci ha creduto il suo compagno in mezzo all'area di rigore. Ecco l'unico errore dei due centrali che hanno lasciato colpevolmente Rossini da solo, che ha depositato in rete con un buono stacco di testa. Rivediamo tutto. Diamanti è bravo con il sinistro. Tutto corto, attenzione al cross, un secondo palo per Rossini, colpo di testa, rete, vantaggio a Livorno, Rossini, il gol di testa di Rossini, un gol pesantissimo, Fausto Rossini, quinto gol in questo campionato, può esultare l'attaccante di Grosseto, quinto gol per lui, bellissimo, malgrado il disturbo dell'avversario, grande gol di Rossini. Rivediamo corpo a corpo alla meglio su Cristante, gran gol di Rossini, gol da centravanti vero.
esce fuori Pulsetti, lo scambio con Diamanti, attenzione, carica al sinistro Diamanti e c'è il pareggio, pareggio da parte del Livorno al decimo minuto. Il gol di Diamanti da quella posizione è letale, Alessandro Diamanti, gol numero 13 in questo campionato. C'è il pareggio del Livorno che subito ha trovato il gol del pari con Alessandro Diamanti. Situazione di parità ristabilita da quella posizione, nulla da fare per Zomer, rivediamo il suo sinistro a tagliare, poi Pesce vuole prolungarlo, arriva Bergfold, Diamanti, attenzione, posizione regolare, attenzione Diamanti col destro, pallone nel mezzo, Tavano e c'è il pareggio. Ancora un momento di Tavano che riceve ancora dentro per Diamanti, Diamanti con la punta, 3-1 Livorno, il Livorno in questo momento. Diamanti, se ne va, Diamanti, Diamanti limite, palla per Daniele Vicius! C'è lo scatto proprio di Bergvold, palla per il danese, poi c'è Diamanti, ha la palla sul sinistro e il suo piede, lo carica Diamanti, deviazione! E il gol di Diamanti! Decimo minuto, Livorno 1, Brescia 0, il gol di Diamanti! Gli sporca la traiettoria a Filippini, recupera palla il Livorno, Diamanti dentro per Tavano, posizione regolare, Tavano, Tavano, 2-0 Tavano! L'ovviso. Per non parlare di Diamanti, sono stati lì poco veramente strepitosi. Attenzione a Diamanti, grande aggancio il suo, ma non è una novità. Diamanti rientra, prova con il destro, poi con il sinistro, buon il cross dentro! Daniele Di Tavano! Tavano! Il gol di Tavano! Livorno in vantaggio! Tavano! Gol numero 1 in questa partita! Il gol numero 27 in campionato! Daniele, che avevamo detto, facile la nostra previsione, ma che cosa ha inventato ancora? Da fermo, Diamanti. Intanto gli ammoniti sono diventati 8 e sono tanti, ma forse ci volevano. Per una partita come questa c'era da aspettarselo. Bergvold, il cross, arriva Diamanti al volo! Diamanti! Super gol di Diamanti! Tutti in piedi per Diamanti! Una magia, una perla! Diamanti, mamma mia che gol! Non ho parole, Daniele, non ho parole. Bisogna alzarsi in piedi, inchinarsi. Ha colpito in una maniera perfetta, neanche col suo piede preferito. Mi sembra il giusto coronamento a una prestazione sbalorditiva, una prestazione da 10, perché non si può dare meno fino a questo momento a questo giocatore. Veramente ha cantato e ha portato la croce. Tutti ad abbracciare Diamanti, era andato anche De Lucia e anche Ruotolo, credo Dario Massara ce lo può confermare, abbia fatto non so quanti metri, quasi volesse andare anche lui dall'altra parte. Dario, ci esplosa la panchina del Livorno, esplosa la felicità anche di Aldo Spinelli, con le mani e i capelli per 30 secondi almeno. Cavasin ha subito pronta la prima mossa dentro Maurizio Nassi. Ha segnato di destro, ma che gol Diamanti! È appena cominciata la lunga, calda notte di Livorno per il ritorno in Serie A della squadra. Grande! Carino! Grande Vallo! Sei un grande, sei! Filippini, non so quale sia, io non li riconosco mai, con Spinelli. Tra l'altro prima avete forse visto ancora per un attimo come Tavano abbia mimato la sua esultanza, la mano sulla testa e la lingua di fuori, lo abbiamo detto, lui ha promesso che finalmente svelerà
questa sera, com'è nata questa esultanza tutta particolare che assomiglia un po' a quella di Del Piero, ma lui aggiunge la mano sulla testa. Tu puoi aiutarmi a capire. Allora, credo purtroppo ci sia qualche problemino tecnico per i collegamenti negli spogliatoi. È stato sequestrato. Sì, credo che i nostri microfoni, oggetti delicatissimi, sono stati in qualche modo toccati dall'acqua e quindi messi fuori. L'anno scorso io ho avuto un grande merito, il meno più pagato della Serie A. No, è vero. Quanto prendevi? Non lo dire. L'ultima volta è stata domenica scorsa contro il Cagliari. A fine partita i saluti e una dichiarazione sin troppo chiara. Io 2 anni fa giocavo in C2 e mi davano di fallito. E arrivare a una città così per me sarebbe un bel traguardo e credo che la gente qua lo capisca. La gente ha capito, Diamantino. L'Inghilterra ti aspetta. Good luck. Tutti ne hanno voluto, ma sicuramente il primo sono stato io a volere Livorno. Non ho più sicuramente 25 anni, è la verità, però sono ancora un bel cacacazzo, come si dice. Contro Vicario, va Diamanti che sblocca il risultato e segna il suo primo gol in campionato. Alessandro Diamanti sotto la curva, 1-0 Livorno. Girarlo, non riesce a dare precisione alla sua conclusione. Poi Agazzi comincia a far impazzire sulla sinistra difensiva il Perugia. Il servizio al centro col tempo giusto per l'inserimento di Diamanti che apre il piatto, firma il gol dell'1-1. Va ad abbracciare Lucarelli. Un segno di vicinanza da parte della squadra, bravissimo Agazzi a aspettare l'inserimento che aveva detto no a due precedenti situazioni su possibili calci di rigore, assegna la massima punizione. Parte con il Livorno subito aggressivo, il rilancio di Mazzoni va a prolungare Rajčević per Canessa, arriva Diamanti che poi fa tutto da solo e calcia col destro trovando una posizione molto blanda da parte di Bizzarri che non trattiene il pallone, se lo lascia passare un po' anche sotto il corpo. Canessa al controllo, Diamanti a quel punto pensa di fare tutto da solo, calcia col destro. Molto reattivo il numero 17, ma Mazzoni inchioda il pallone a terra. Poi Diamanti ha un pensiero ambizioso, stupendo. Calcia, Bizzarri alza il pallone sulla traversa. Era diretto in porta il tiro di Diamanti, scagliato da prima della linea di centrocampo. Assolutamente straordinario, che ci racconta di un Livorno aggressivo. Sul calcio d'angolo, Variani scarica per Diamanti. Il colpo di testa tentato da parte di Dainelli che illude Bizzarri. Il gol è tutto di Diamanti, come va a sottolineare sotto la curva per il 2-1 Livorno. 99 Canessa. Bruno segue questa azione che parte in velocità con Murillo. Diamanti è un contropiede, un 2 contro 2. Bruno la chiede, la vuole, la ottiene da Diamanti. Agazzi, Diamanti, non ha sostegno a sinistra, aspetta un movimento, c'è cioè quello di Rajčević con Rajkovic che buca e Rajčević buca invece Pomini, a sorpresa il Livorno pareggia, anche la squadra di Breda al primo tiro in porta fa 1-1, Rajčević brucia Rajkovic e pareggia per il Livorno. E induce l'arbitro dal movimento da segnare la massima punizione, infallibile. Diamanti dal dischetto, fa 3 su 3 dagli 11 metri, fa 6 in campionato, 1-1 Livorno, spiazza Merelli con una esecuzione perfetta.
con le mani. Diamanti, il dribbling secco, Diamanti al giro, palo, ancora palo, doppio legno per il Livorno, che sfortuna per la squadra di Breda. Campionato dal suo ritorno dopo quella trovata in casa del Foggia, inizia la partita e attenzione a quello che succede, muove palla su calcio d'angolo il Livorno, Diamanti fa girare il sinistro, Spolli se la ritrova lì dopo che Giannetti la sfiora e basta. Autogol sfortunatissimo per il difensore argentino, ex Catania e Genoa tra le altre, batte il suo portiere Cordaz, palla che entra, 1-0 per il Livorno. Nella ripresa e lo fa quando Diamanti arringa la nord, lo scambio come sempre basso sul corner, poi il cross per la testa di Giannetti che stacca centro area e riesce a trovare l'angolino, fa esplodere la curva del Livorno, si toglie la maglia, va a esultare per togliersi anche un po' di ruggine. Da lui il Livorno si aspetta i gol a salvezza e qui ne segna uno molto bello, molto difficile perché sceglie perfettamente Livorno che insiste, attacca molto sulle corsie esterne, Fazzi cerca Giannetti, colpo di tacco geniale, Rajcevic la protegge, arriva Diamanti che buca vigorito per la seconda volta, per la prima volta, il Lecce invece va in doppio svantaggio al Via del Mare in questa stagione, il sorriso di Alino Diamanti, sempre più capocannoniere del Livorno, segna un gol. Questa per il Livorno che si capisce ha nelle corde la possibilità di mettere in difficoltà il Benevento. Il minuto 13 è dedicato alla memoria di Davide Astori, commozione al Picchi, poi Diamanti esplode questo sinistro violentissimo, Montipò resta un po' fermo, si butta in ritardo e non riesce, anche perché il pallone si abbassa alla fine, a neutralizzare questa una minaccia netta, potenziale per il Benevento. Il Livorno trova sul cross di Diamanti il colpo di testa di Gonnelli, il raddoppio al 31esimo, dopo 4 anni torna a segnare il 21, lo fa con un colpo di testa. Il braccio destro ostacola Milinkovic di Gennaro dal dischetto, perfetta la trasformazione di Alessandro Diamanti, è durato soltanto 7 minuti il vantaggio dell'Ascoli, nono gol in campionato per Diamanti, festeggiato da tutti. Trasformazione. Primo palo da Vuletic, ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Dumitru, Diamanti, vede il taglio centrale di Murillo, lo serve naturalmente, pallone murato, resta lì, arriva Rocca a rimorchio, che infila così Mikai per il primo gol in Serie B, esultanza alla Piontek per Michele Rocca che porta in vantaggio il Livorno. Ultimo soltanto rimessa dal fondo, il cross di Alino Diamanti, nel frattempo era entrato in campo anche Gabriele Gori nel suo stadio, in quello che è stato il suo stadio per la prima metà di questa stagione, mostra il numero 9, mostra il suo cognome, sinistro perfetto sul secondo palo e secondo gol in campionato del Livorno. Altro cross di Diamanti, stavolta da destra, stavolta di testa invece, Gori la mette lì sul secondo palo, fa calare il gelo sullo Zaccheria, non ci crede neanche lui, l'esultanza, la rabbia di Lorenzo Gonnelli, la colpisce in aria Gori, niente da fare per le ali e prima doppietta tra i professionisti per l'attaccante. Leno a centrare la porta di Brignoli. Poi entra Rajcevic, si va alle due punte di peso, Rajcevic sponda per Diamanti, eccolo qui il duello con Brignoli, sempre fuori dai pali e Diamanti trova il jolly che fa esplodere l'Armando Picchi con Gori e Rajcevic, giocate di questo tipo, Breda le ha insistentemente cercate. Diamanti. Se ci salviamo vado a piedi a Montenero, guai a fare promesse che non si è poi in grado di mantenere e così a far fede alle proprie parole pronunciate alcuni mesi fa tramite una diretta Facebook è il fantasista del Livorno Alessandro Diamanti che dopo la conquista della matematica salvezza in Serie B degli Amaranto, grazie al pareggio 1-1 nell'ultima giornata contro il Padova, ha intrapreso a piedi insieme ad alcuni compagni tra i quali Valiani ed il capitano Luci e dal giornalista Paolo Brosio la salita verso il colle alle spalle della città labronica dove si trova il santuario della Madonna di Montenero, patrona della regione toscana.